Previsto. Prego, onorevole Sisto. No, Nizzi, prego, onorevole Nizzi. Era per dichiarare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia. Grazie, onorevole Sisto, a titolo personale, prego. Grazie Presidente. In questo emendamento vi è la estrinsecazione di quanto prima rappresentavo. Si dice che l'esercente della professione sanitaria di cui i commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi del 2043 del Codice Civile, cioè con responsabilità extracontrattuale. È inspiegabile perché questa responsabilità extracontrattuale sia riservata soltanto agli esercenti della sanità di cui i commi 1 e 2. Uno squilibrio che ai sensi dell'articolo 3 certamente non mancherà di essere fatto balenare e al più presto. Non c'è un medico di serie A o di serie B, non c'è un medico che quando fa il medico pone in essere una responsabilità contrattuale e un altro extracontrattuale. In questa assurda biforcazione delle responsabilità, stesso fatto e stesso soggetto, c'è la patologia di questa norma, voteremo a favore. Grazie. Onorevole Sanni Candro, prego. Mi preme sottolineare che anche dopo la legge Balduzzi il regime della natura giuridica della prestazione sanitaria è rimasto inalterato. Leggo dagli atti che ci ha fornito l'Ufficio Studi della Camera. La legge Balduzzi ha sensibilmente riformato il settore della responsabilità penale del medico, lasciando tuttavia inalterato quella civile. E poi aggiunge, vado velocemente ovviamente perché abbiamo un minuto, anche secondo le prime pronunce giurisprudenziali successive al decreto Balduzzi, il regime di accertamento della responsabilità civile e sanitaria non ha subito mutamenti. Non ha subito mutamenti. So anche che c'è questa sentenza che è stata citata, però ripeto, a fronte di quella sentenza di merito abbiamo sentenze della Cassazione. Per quanto riguarda poi il tentativo coerente di Forza Italia di, come dire, di trasformare ogni responsabilità civile in responsabilità extracontrattuale, questo articolo, come dire, ha il merito di essere svelatore, diciamo così, del loro intento politico. Grazie. Onorevole Monchiero, prego, a lei la parola. Poiché è almeno la decima volta che il collega Sanni Candro, di cui apprezzo sempre la dotta eloquenza, ci spiega che poiché esiste un sistema elaborato dalla giurisprudenza è superfluo legiferare, io vorrei ricordargli che una buona parte di questa Assemblea invece ritiene che su questa materia valga la pena di legiferare, nella presunzione che con una legge diversa cambi anche la giurisprudenza. Se questo non avvenisse me ne scandalizzerei molto. Grazie onorevole Monchiero, non ho altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 7.24 Sisto, parere contrario Commissione Governo e anche del relatore di minoranza. È aperta la votazione.